torna un po' spesso, no? Sì, allora, da una parte sono felice e da una parte sono incazzato. Sono felice perché abbiamo giocato contro il Bassano, che era una squadra che veniva da 8 gol in due partite, e credo che abbia fatto un tiro in porta in 90 minuti. Credo che secondo tempo non ha fatto neanche un tiro in porta. Quindi vuol dire che la squadra c'è sotto tutti i punti di vista, no? Sono un po' incazzato perché negli episodi, non so, sembra sempre che sì, ma cioè, secondo me ci manca qualcosa anche, non solo dai nostri errori, anche da parte di qualcun altro, perché io mi ricordo a San Benedetto, io non voglio parlare degli arbitri perché loro, è ovvio, sbagliano anche loro, però a San Benedetto ci è mancato un rigore, a Reggio ci è mancato un rigore, oggi ci manca un rigore, e potrei andare anche più avanti, ma è un po' che, e queste partite anche si potrebbero risolvere così, perché fai il rigore, fai gol, fai 1-0 e cambia la musica. Allora, e non è, ripeto, non è che volesse qualcosa contro gli arbitri assolutamente, perché ognuno, cioè, sbaglio io il cross, perché possono sbagliare anche loro, però c'è un po' di rammarico anche per quello, perché magari dove non ci arriviamo mai col tiro all'incrocio, perché oggi c'era fallo di mano, e se noi andiamo 1-0 cambia la partita, e sono 3 punti, e non stiamo a parlare qua di prestazione bella, ma stiamo a parlare qua di grande Triestina che vince e che non subisce gol a Bassano. È una cosa un po' diversa, per quello c'è un po' di rammarico, e ho detto sono incazzato anche perché magari sono a caldo, così la vedo in un'altra maniera. Sono felice per la prestazione, però, perché è importante, è stata una partita importante e credo si sia vista anche da fuori. Dal punto di vista personale, hai avuto un po' di periodo di appannamento qualche mese fa, adesso stai veramente ripartendo alla grande, sei anche, ti proponi sempre di più anche davanti, c'è la sensazione che stai... Sì, diciamo che con un po' tra studio e calcio ci sono dei periodi in cui un po' c'ho dei blackout, però adesso mi sento bene, sto ripartendo e dai, sì, mi sento meglio. Si vede. Senti, però c'è maggior consapevolezza adesso, che veramente basta poco per essere dal secondo posto in giù. E credo che lo stiamo dimostrando, che siamo una squadra forte, proprio siamo una squadra quadrata, infatti, cioè, oggi non subire 2 tiri contro una squadra che ne ha fatti 8 in 2 partite non è una cosa. Siamo andati in campo con la giusta mentalità, anche, cioè, non sbagliamo gli atteggiamenti. Potremmo essere, ci mancano dei punti, come ho già detto, potremmo essere più sopra, e arriverà il momento, magari la ruota gira, arriverà il momento in cui arriveranno.